Sono stato quasi multato in metro a Milano con un mio amico da solo a 16 anni. Questo disastro è successo ieri sera alla stazione di Centrale verso le 20:30. Stavo andando ad un concerto pagato da Trenitalia, ma questo è per un altro video, quando i controllori, poco dopo i tornelli, ci hanno chiesto gli abbonamenti o i biglietti. Io viaggio ovunque in Lombardia annuale, come sapete. Peccato che nonostante la tessera funzionasse su Trenord, su ATM ha qualche problema. Infatti la mostro al gabbiotto e mi fanno passare e i controllori mi hanno detto che la tessera risultava vuota. E ok, va bene, mi ho mostrato la ricevuta e un minimo l'ho gestita. Mentre il mio amico aveva l'Eivol giornaliera sul supporto Chip on Pay, perché è quella porcheria che ha fatto Trenord. Peccato che ci sono problemi serissimi con quel supporto, dato che è da un giorno che non riusciva a convalidarlo. E quindi fortunatamente è riuscito a scampare la multa. Ma è stata una situazione molto complessa. Guardate qua in questa clip dove si vede sia la mia tessera sia il Chip on Paper mentre proviamo a validarla ai tornelli. Tessera vuota, vedi che non funziona. Vediamo il mio. Pure questo qua, Tessera vuota. Io vi do un consiglio: se dovete comprare una Io Viaggio Ovunque in Lombardia da 1, 2, 3 giorni, comunque fatela online, non compratela in biglietteria, perché altrimenti vi ritroverete con questo problema, probabilmente se il Chip on Paper ha problemi.